Nel mese di novembre gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Forte dei Marmi sono intervenuti in una serie di furti in esercizi pubblici nel comune di Pietrasanta avvenuti nelle notti dei giorni 8, 12 e 15 novembre. I ladri, forzando porte o finestre incuranti dei sistemi di allarme, sono penetrati all'interno di due centri estetici, una macelleria ed un bar, collocati nelle frazioni del Crociale, dell'Africa e di un centro commerciale sulla statale Aurelia. I raid avevano destato notevole allarme tra negozianti e residenti delle frazioni, soprattutto in quella del Crociale. In questo caso la più colpita, i cui abitanti hanno formalizzato anche un esposto alle autorità e al sindaco per la piaga dei furti. Le indagini della polizia condotte dalla squadra volante, dall'anticrimine e dalla scientifica hanno portato gli agenti sulle tracce di una banda di quattro giovani italiani denunciati per furto continuato in concorso. Si tratta di un 20enne di Lido di Camaiore, un 21enne di Marsarosa, un 25enne di Lucca e un 25enne di Grosseto, nessuno dei quali residenti a Pietrasanta, senza lavoro. Avevano formato un sodalizio che aveva lo scopo di fare furti per procurarsi denaro o oggetti di valore commerciale, per poter poi acquistare sostanze stupefacenti di cui sono consumatori. Un lavoro da parte degli inquirenti che ha dato ottimi risultati, come ha confermato anche il dirigente del commissariato Enrico Parrini. Le investigazioni che abbiamo attuato ci hanno consentito di individuare una banda di ragazzi dai 20 ai 25 anni, tutti italiani, che durante la notte effettuavano questi furti soprattutto per poter poi acquistare sostanze stupefacenti per il loro consumo. Insospettabili relativamente, perché due di loro erano già stati arrestati dalla squadra mobile di Lucca nel 2012 per un furto sempre in un esercizio pubblico di Seravezza. Il bottino racimolato si somma in 1000 euro in contanti, due macchine fotografiche del valore, un PC, un iPad, materiale vario per il valore complessivo di circa 7000 euro, refurtiva che però non è stata recuperata da parte degli inquirenti.